Bene ragazzi, buongiorno, siamo qui oggi con un nuovo video. Quella che vedete qui è una scatoletta che sta nel palmo di una mano e si chiama RPM Dot. È una piccola centralina che mi ha dato Sparkevo da mostrarvi e da testare per voi. Questa scatolettina fa un sacco di cose utili e va collegata ad un'app che trovate su Apple Store e Play Store. Ma venite con me che vi faccio vedere subito come si monta e come funziona. Questa piccola centralina va semplicemente installata come uno zainetto sul cavo della nostra candela. Quindi togliamo questo ring, che è un classico ring normalissimo, vedete? Ok? Che va messo proprio come uno zainetto sul nostro cavo candela. Quindi si prende la candela, si avvolge su questa, è un pochino dura, però è un po' rigida, però dovremmo riuscirci lo stesso, e si va a mettere, eccolo qua, il nostro cavo candela ben agganciato. Ve lo giro così riuscite a vedere meglio. Ok, il cavo che è un po' storto. Ok, perfetto. A questo punto ci basta scaricare l'app da Google Play o da Apple Store e possiamo utilizzare subito il prodotto, che è totalmente plug and play su qualsiasi mezzo che noi andiamo ad utilizzare. Possiede una porta USB Type-C qua di fianco per poterlo caricare, ma la carica dura circa 100 ore, quindi è abbastanza duraturo. Poi ha un LED che ci dà diverse informazioni: quando lo mettiamo in carica diventa verde, quindi quando la carica è a posto lo vediamo verde fisso. Quando invece è operativo vediamo un LED blu, ma ora vi farò vedere quando andremo ad accenderlo. Cosa dobbiamo fare? Scaricare l'app, ve la faccio vedere subito. Questa è l'app che andiamo a scaricare. Questa è la schermata iniziale quando noi apriamo la nostra home. Questa applicazione collegata alla centralina RPM Dot ci permette di vedere gli RPM in tempo reale, quindi giri al minuto mentre il motore è acceso. Gli RPM massimi, adesso in questo caso ho raggiunto sul cavalletto 7215 giri, perché l'ho provato davanti a casa, stava diluviando. Poi ci permette di vedere anche il tempo motore parziale e anche totale. Sia il tempo motore parziale che i giri massimi sono resettabili. Questo vuol dire che se io sto facendo dei test con dei rulli diversi, con una marmitta diversa, con un certo carburatore, oppure sto provando ingranaggi diversi nella moto, corone a pignone, eccetera, devo vedere quanti giri raggiungo e come li raggiungo, posso resettare via via ogni volta i miei dati per potermeli annotare poi in una tabella e fare una comparativa. Infine, ci permette anche di impostare un limitatore, ve lo faccio vedere nelle impostazioni, l'avviso limitatore, cioè io vado a mettere una soglia, in questo caso ho messo 12.000 RPM. Cosa vuol dire? Che quando raggiunge il motore i 12.000 RPM mi spara flash di rosso lo schermo e mi avverte che ho raggiunto appunto questa soglia di giri. Chiaramente non va a limitare nulla nel motore, ma è solo un mio avviso personale che io ho deciso di inserire nella mia applicazione. Qua sotto mi dà il tempo parziale e il tempo totale. E per resettare poi, qua sotto adesso non lo vedete perché c'è riflesso e poi adesso è grigio, ok? Comunque a zero tempo motore, a zero RPM massimi, lo posso fare soltanto quando il motore è acceso. Andiamo subito a vedere come funziona. Per attivarlo non bisogna fare nulla se non accendere il motore. Lui automaticamente quando rileva il motore acceso si accende e si collega tramite Bluetooth alla nostra applicazione. Ok, ora andiamo a testare la nostra RPM Dot. È molto semplice, mettiamo qui il telefono, ok. Vediamo se ho aperto la benzina, direi di sì. Giriamo la chiave. Ci basta dare un calcio. Vedete, si è acceso il LED, connetti. E voilà, si è già connesso subito da sola. Come vedete, il LED lampeggia di blu, vuol dire che sta trasmettendo i dati alla nostra centralina, dalla centralina al telefono. E facciamo una prova adesso. Vado ad impostare i giri più bassi, mettiamo, non so, tipo 5.000 giri, ok? 5.000 giri.
Tempo parziale va avanti qua sotto, come potete vedere. Adesso io spengo il motore e lui si azzera in tempo reale subito. Qua vedo il numero di massimo di giri, chiaramente non l'ho superato. Ora andiamo a resettarlo per vedere come funziona. Non so se riesco da qui perché... ok. Vedete, azzera tempo motore, azzera giri massimi. Ok, penso l'abbia fatto. Torniamo indietro. Non l'ha fatto. Che dall'altra parte non è facile vedere. Ok, azzeriamo i giri motore. Ok, andiamo ora a riaccendere. Vi ricordo anche che non è necessario che vi portiate sempre con voi il cellulare o che sia sempre connesso all'applicazione nostro RPM Dot, perché la centralina memorizza tutti i dati, li archivia e li tiene lì fermi in memoria. Quando poi andiamo a ricollegare col Bluetooth l'applicazione a distanza di un'ora, due giorni, tre giorni, una settimana e così via, lei va ad aggiornare i dati sull'applicazione e va a riallinearsi. Ok, in descrizione trovate tutte le info per poterlo acquistare e tutte le info per trovare l'app su Play Store e Apple Store. Per adesso è tutto, da me, dallo Zip, dall'RPM Dot è tutto. Un saluto, alla prossima!